Hello e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Vita da Studenti. Nello scorso episodio ho completato le missioni che c'erano da affrontare per poter andare avanti nella storia. Rosa si è rivelata essere Sara, in realtà però ha cambiato nome perché si potevano creare una serie infinita di problemi e con la burocrazia. Ed è tornata proprio per aiutare a sconfiggere gli alieni. Ci ha dato inoltre due segnalatori A per riuscire a scoprire dove possono essere questi alieni. E ne mettiamo uno qui davanti all'entrata dell'edificio scolastico e un altro lo mettiamo davanti al cancello della scuola. Sì, sì. Guarda, le scale 5 a 5 l'esalto. Eccolo qua. Sono un po' vistosi secondo la mia modesta opinione. Però chi sono io per giudicare? Bene, abbiamo finito. Ora non ci resta che aspettare domani. Esatto, ed infatti si va a dormire. Ci ritroveremo sicuramente nel club FMY, no? Controlliamo i due segnalatori. Ah, devo andare proprio fisicamente a controllare i segnalatori. Ah no, prima quello davanti al... Ma perché, scusami? Ma perché mi devi far controllare quello che vuoi tu, gioco? Fammi controllare quello che voglio io. Niente, devo per forza controllare questo. Va bene, eccolo. Ah, ma qui non c'è niente di diverso rispetto a ieri. Anche perché ieri non c'era niente. Già, proviamo a controllare prima anche l'altro, però. Cristiano ha ragione, sì. Ora, oh, eccolo, eccolo, attenzione. Che strano, sembra che non abbia rilevato alcun impulso alieno. Cosa, sul serio? E se questo coso si fosse rotto? No, impossibile. Dopotutto aveva reagito in presenza di Hunter. Ma allora come mai non stiamo ricevendo alcun segnale? Beh, in questo caso andrò in giro ad interrogare tutti gli studenti sospettosi. Ma che dici, Gibastiano? Così allerteremo gli alieni. Ah, e allora che cosa ha intenzione di fare, signor so tutto io? Ma che... Ehi tu, fai attenzione, sorella. Mi dispiace, ti ho fatto male per caso? No, tranquilla. Piuttosto, che cosa ci fai qui? Sei forse un'aliena anche tu? Aliena? No, mi spiace. Io faccio parte del club di astronomia. Ieri sera ero ritorno a guardare il cielo e devo essermi addormentata fuori. Beh, in effetti non sembri un'aliena e neanche il segnalatore ha reagito. Oh, ma guarda un po', ti è caduto questo. Ah, sì, è mio. Wow, un portachiavi a forma di serpente. Ma è fantastico. In effetti, ora che ci penso, non te ne separi mai, non è così? Vi chiedo scusa per la mia reazione di prima, ma i rettili mi fanno paura. Già, lo vedo. Beh, in ogni caso mi dispiace di esserti venuto addosso. A proposito, lo sapete che i senatori guadagnano un sacco di soldi? Gibastiano, stiamo parlando dei segnalatori, non dei senatori. Oh, sì, hai ragione. Ah, e se gli studenti controllati fossero tutti usciti prima da scuola? Ho già fatto delle ricerche al riguardo, ma nessuno sembra essere uscito oggi. Beh, questo vuol dire che Calixta e gli altri potrebbero essere alieni veri. E se avessero qualche complice anche tra gli insegnanti? Sarebbe strano. Voglio dire, anche loro sono obbligati a passare dal cancello. Ma certo, ora ho capito tutto. Matteo, che ti prende, amico? Se le mie intuizioni sono corrette, stiamo per risolvere il caso. Ah, è tornato di nuovo in modalità Detective Kainan. Sul serio, avanti, dici di più. Subito. Dunque, siamo sicuri che tutti gli studenti passino per di qui? Ovviamente no! Tutto bene? A pensarci bene, una sola persona non passa mai per di qua. Sono sicuro che si tratti del nostro colpevole, ormai non ho dubbi. Allora dici chi è, Matteo, non tenerci sulle spine. Beh, si tratta di... Sì? Emma Reali. Cosa? Beh, non credo che Emma sia un'aliena. In primis, una ragazza così carina non può essere figlia di un preside. E questa sarebbe una motivazione valida? Ditemi che non l'ha detto sul serio. Beh, direi di andare a parlare direttamente con lei. Se ha manipolato il segnalatore A, lo sapremo subito. Andiamo. Questa è l'intuizione geniale di Matteo. Matteo, tutto a posto? Non è che hai battuto fortissimo la testa, no? Oh, salve ragazzi, che succede?
Matteo, sei sicuro di volerlo fare davvero? Sì, Emma si reca a scuola dalla residenza del preside, non dagli alloggi. Per questo l'assenza di segnale al cancello principale suggerisce che l'unica studentessa a poter essere un'aliena là qui presente è Emma Reali! Cosa? Io sarei un'aliena? Stai scherzando, vero? È inutile girarci intorno, Emma! Il segnalatore A ti smaschererà! A dire il vero, non sta registrando alcuna reazione. Ma li avete accesi? Cosa? Ma... Pensavi sul serio che fossi un'aliena, Matteo? Non riesco a crederci. Quindi non sei davvero un'aliena? Certo che no, che domande! Oh no. Bel colpo, Matteo. Già, ora ci dirà per quello che l'hai detto. No, Emma, mi dispiace! Mi sono fatto prendere dal momento! Emma, che succede? Ma tu sei... Sì, certo, sei Emma il Grande. Ah, siete così ingenui. Invece di pensare agli studenti che non usano il cancello, pensa a quelli che sì, lo usano, ma non tutti i giorni. E poi ricorda che potrebbe anche non esserci un solo ospite. Ma che cosa significa? Proprio non capisco. Tranquillo, Matteo, non riferirò niente a mio padre. Hai capito bene? In fondo errare è umano. Ma quindi Emma non ha sentito la voce di Emma il Grande poco fa? Ora devo andare, ci vediamo dopo. Che cosa avrà voluto dire Emma il Grande prima? Gli studenti che non usano il cancello tutti i giorni, non c'è un solo ospite. Ma certo, ora ho capito! Ragazzi, so chi è il vero colpevole, stavolta ne sono sicuro. Sul serio? Sì, il corpo centrale alieno proviene dal club di astronomia. Stai parlando del club a cui appartiene la ragazza che era inciampata su Carlo? Ma quando si è avvicinato il segnalatore A non ha reagito. È vero, però ogni giorno all'interno del club rimane una persona a raccogliere i dati. Ma se l'alieno continuasse a spostare il controllo su chi resta nel club, il segnalatore A non reagirebbe. Hai ragione, Matteo. Ben fatto, amico, una trovata coi fiocchi! Sì, che tanto succede? Quindi, stai suggerendo di andare a parlare con la ragazza di prima? Sì, sono convinto che il corpo centrale degli alieni risiede dentro di lei. C'è solo un modo per scoprirlo. Dobbiamo chiederlo direttamente a lei. Sì, sono d'accordo. Bene, andiamo. Oh, dei visitatori, che cosa posso fare per voi? Ah, siete arrivati al momento giusto, stanotte si vedranno molte stelle. Ma siamo sicuri che questa ragazza sia davvero un'aliena? Beh, in effetti sembra una persona così pacata e tranquilla. Non siamo qui per quello, ma per scoprire se sei un'aliena. Eh? Credete che io sia un'aliena? Siete molto divertenti, sapete? Quindi ci siamo sbagliati di nuovo? Dimmi, Del Lago, il segnalatore A sta reagendo al momento per caso? Sì, e come? Ormai non ci sono dubbi, questa ragazza è un'aliena! Quello che cosa sarebbe? Si chiama segnalatore A. È un dispositivo in grado di rilevare gli impulsi alieni tramite onde radio. Mi dispiace, ma credo che il vostro aggeggio si stia sbagliando. Dopotutto, reagite in mia presenza, ma io non sono affatto un'aliena. Credo che abbia ragione, ragazzi. Forse dovremmo scusarci con lei. Cosa? Dici sul serio, Carlo? Accetta le mie scuse, sorella. Prendi questo. E questo che cos'è? È la prova che sei un'aliena. Ma tu dici? A me sembra solo un normalissimo portachiavi. E invece non è così. La prima volta che l'hai visto ti sei spaventata molto. Ehi, è vero! Non me lo ricordavo neanche più! Non credo che tu abbia superato la tua paura in così poco tempo. A meno che qualcuno non sia entrato nel tuo corpo di recente. Ah,
che smacco sono stata scoperta, eh? Oh? Beh, in tal caso mi vedrò costretta ad annientarvi tutti, dal primo all'ultimo. Lo sapevo, tu sei... Entrare nel club di astronomia era conveniente sotto molti aspetti. Solo così avrei potuto continuare a comunicare con l'UFO centrale. Non starà dicendo sul serio? Ad ogni modo, ora che siamo arrivati a questo, permettetemi di presentarmi. A volte sono la coordinatrice della commissione, Calixta Crux. Altre invece ero Editha Quasar, coordinatrice del club di astronomia. Ora però ho un altro nome. Io sono Edna Lucenti. Bene, presentazioni finite, piacere di conoscervi. Quindi sono aliena, eh? Ci ha fatto solo perdere tempo. Aspetta, Serpi, se combattiamo qui dentro causeremo grossi danni. Ma allora che cosa possiamo fare? Non mi aspettavo niente di meno da presidente del comitato. Ma tranquilli, se proprio dobbiamo lottare, ho io l'idea perfetta. Potremmo andare all'area campeggio, lì c'è sempre un sacco di spazio. Avete in mente qualcosa, non è così? Chi? Noi? Ma no, ho solo suggerito un'idea tutto qui. E sia, accettiamo. Ci vediamo all'area campeggio. Molto bene, a dopo allora. Vi faccio i miei complimenti, umani. Non pensavo che sareste venuti. Ci stai tendendo di nuovo una trappola, per caso? Ti assicuro che stavolta sventeremo ogni tua trappola, Edna Lucenti. Oh, ti riferisci alla piramide, vero? Quella volta fu colpa di Lupo Oscuro. Io però non ho bisogno di ricorrere a questi mezzucci a differenza sua. E questo cosa significa? Credo che siamo così deboli da non dover neanche usare le trappole. Cosa? Ma come ti permetti? Avanti, combattiamo, così vedremo chi è veramente debole tra di noi! Come? Prego, pensavi sul serio che mi sarei sporcata io le mani! Eccolo qui, saranno loro i vostri avversari. Oh, che emozione! Non avevo mai assistito ad una lotta interspaziale. Cercate di non deludere le mie aspettative, intesi? Non importa chi sono i nostri nemici, saremo noi a vincere, in ogni caso! Io aspetterei a cantare vittoria, sembrano più inquietanti del solito. Inquietanti o meno, li sconfiggeremo. Coraggio, ragazzi! Un nuovo tipo di alieno? Come si chiama, Tato Bellino? Lucertola Argentea! E allora mi trasformo subito. Buona fortuna, terrestri, ne avete bisogno. Staremo a vedere, Edna Lucenti. Sì, ha ragione. Quanti danni mi ha fatto, ma scusa! No! Non è normale questo danno! Ecco, rianimatemi però, ecco, certamente, ora senza trasformazione, ovvio. Oh, ragazzi. Allora, stesso problema dell'altra volta. Attacca di continuo, non si ferma mai e fa un fracco di danni. Allora, ce la facciamo. Oh, se n'è andato quello, finalmente. Allora, calma. Avrei un po' di sfere da usare, questo è vero, però... boh... non lo so. Devo schivare sempre, praticamente. Devo solo schivare di continuo. E schiviamo di continuo, allora, che te devo dire? Tocca schivare e attacca, schiva e attacca. Un dannetto e via. Poi sto raggio che fa tantissimi danni. È tremendo. E
Ok, ora sto un attimino riprendendo il ritmo. Oh, bravo, attacca anche Pipera Indaco. Oh, così mi piaci. Un pelo esagerato, direi. Quello era un rave party. Un altro problema è che non si stanno durante questo attacco. Rianimato, rianimato, let's go ski!
Ah, vabbè, rimarrò da solo. Dai. Alla fine da solo sono rimasto, ma l'ho sconfitto comunque. Let's Goski. Alla grande. Bravi, bravi, siete davvero forti voi terrestri. Visto? È stato un gioco da ragazzi per noi. E ora è il tuo turno. Non ci resta che sistemare te e avremo finito. Mi state dando un po' troppe arie. Forse dovrei rimettervi in riga. Proprio così, avete fatto arrabbiare Edna. Ma che diamine succede? Sono confuso quanto te, sembra che stia accumulando energia. Tranquilli, a breve capirete tutto. Proprio così, state per capire con chi avete veramente a che fare. Cosa? No, non è possibile. Tu credi? E allora guarda qua. Bracciale prismagico, attivazione! Porto pace e prosperità nell'universo. Sono la guerriera più potente, Elzebechia! E ora, ecco una stella per voi. Cosa? Si è trasformata? Sì, in una splendida maga spaziale. Wow! Non mi sembra una cosa di cui gioire, ad essere sincero. Stiamo attenti, ragazzi. Il suo potere non è come quello degli altri alieni. Non si preoccupi, signor Presidente, la sconfiggeremo ugualmente, vedrà. Dopo tutti gli sforzi fatti finora, non mi dica che si è spaventato. Gibastiano. Sì, forse non sono stata chiara. Ci tenete tanto a sottovalutarmi, eh? Molto bene, prendete questo allora. Ah! Dannazione, che diamine è questo potere? Già, e questo non era che un singolo attacco. Non dite così, ragazzi, possiamo sconfiggere anche lei. Ma ancora, perché vi ostinate a non capire? Non vi è bastata la lezione di prima? Allora lasciate che ve ne dia un'altra. Scappa, Gibastiano, quello sta per colpirti. Fermati subito. Miau, scusa per il ritardo, Gibastiano. Allora, ragazzi, siete pronti? Ma voi che cosa ci fate qui? Ah, mettete tutti sui nervi, vi spazzerò via in un istante. Forza! Ma che... Ah, che fatica. Ma voi siete... Ah, devo dirlo? Che delusione. Cos'è, nessun applauso per Arcofelino? Qualcuno qui è in difficoltà, eh? Tu sei quell'Arcofelino? Emma Grande ci ha parlato molto di te. Ma dove sono finiti Scargatto e gli altri? E tu chi sei? Come osi interferire con i miei piani? Fai silenzio, principessina. Non sprecare ossigeno così.
Principessina, come ti permetti, brutto insolente? Beh, comunque sembra avere dei poteri pericolosi, gatto tricolore. Tricolore? Qualcosa mi dice che vuoi farti del male. Ehi, freno un attimo, da quando è che voi tre parlate in questo modo? E tu che vuoi, Rosso? So solo che quei tre si sono comportati un po' da rambolliti ultimamente. Io sono Arco Felino, il gatto yokai supremo. Cercate di ricordarvelo. Se fossi in te non lo provocherai troppo, Niada. Ah, e perché? Piccolo gattino insolente, è mandato all'aria il mio piano. Ma va bene così, dopo tutto avete destato la mia curiosità. Bene, ora devo andare, ci vediamo ragazzi! Ehi tu, torna qui! Dannazione, che cosa mi succede? Miau? Che cosa è successo? Non saprei, ricordo solo che stavamo cercando di proteggere Gibastiano. Avete visto? Sono tornati come prima. Già, non riesco proprio a capire. L'importante comunque è che siamo riusciti a salvarci dal Zemechia. Stavolta ho avuto paura che per ne fosse finita sul serio. Timoni ha ragione. Forse dovremmo andare tutti a riposare. Però non pensavo che gli alieni potessero avere così tanto potere. Già, mi chiedo se siamo davvero in grado di batterli oppure no. Sono d'accordo. E se fossimo ancora troppo deboli per sconfiggerli? Wow! Beh, devo dire che è andata molto meglio di quanto credessi, no? Stiamo iniziando però a capire che Arco Felino, che era un criminale ricercato, poluri ricercato e quant'altro, è stato diviso in tre parti, o meglio, quei gatti fanno la somma di Arco Felino. Quindi o è stato diviso, o sono loro che si erano uniti in passato. Insomma, questo poi ci verrà spiegato meglio, però sono stati rinchiusi nei monoliti Y, o Y che dir si voglia, prima della creazione della scuola. Ed erano delle prigioni e noi li abbiamo liberati, appunto risolvendo i misteri. Beh, è tutto un pochino più chiaro ora, ma non proprio al 100%. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Stiamo scoprendo sempre un po' più di Altarini, tutto quello che c'è intorno alle alieni e chi li comanda. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!